In realtà, ragazzi, non so come iniziare, sono 5 volte che riprovo l'intro, ma buongiorno. Buongiorno, ora è 6, colazione che si sta facendo oggi, giorno off, giorno di scarica, ragazzi. Scarica una mazzata. Vabbè, 150 grammi di carboidrati, 170 di proteine, 30 grammi di grassi e stiamo facendo un uovo. Un uovo che in realtà è quasi pronto e quindi devo cacciare. E che mangerò così senza niente, poi andrò in palestra. Oggi intensità, un lavoro prevalentemente basato sull'intensità in trazioni e dip, poi farò un po' di corda, quindi vediamo che ci esce e poi torno a casa a non mangiare niente. Ora caccio l'uovo perché sennò si cuoce il tuorlo. Come potete vedere, ragazzi, questa è la mia colazione, quindi un semplice uovo, poi qui ho due fette di limone. Ora, ragazzi, si è fatto tardi, io questo uovo è un buon profumino, cannella, ce la mettiamo sempre un po' di cannella e buon appetito. Eccoci tornati, ragazzuoli, mamma mia, è una bellissima giornata oggi, c'è un sole che spacca le pietre. Allenamento andato, ho fatto corpo libero, l'ho sviluppato più sull'intensità e non sul volume perché ho un altissimo volume nel programma di pesi e quindi ho cambiato il corpo libero, si punta sull'intensità perché così ci manteniamo un po' di muscolo. Ho fatto 10x3 di trazioni e sono veramente veramente contento perché il sovraccarico è stato di 10 kg, non me lo aspettavo. A gennaio facevo 3 colpi di trazioni tutto stiracchiato con il mio peso corporeo che erano 67 kg, oggi con un peso totale di 81, quindi 71 più 10, ne ho fatte 10 serie da 3 in buffer. Poi ho fatto 10x3 di dip con sovraccarico di 16 kg e qui anche potevo dar di più, ma man mano che andiamo con gli allenamenti avanti aumenteremo. E poi ho fatto 10x3 di push up con 30 kg di sovraccarico, anche qui molto molto bene, e piano piano aumenteremo anche questo. Ora, oggi sono in scarico, pochissimi carboidrati, ho voglia però di una colazione dolce, una colazione, uno spuntino dolce e qualcosa di food pornografico, quindi non so cosa fare, ovviamente non ve lo faccio vedere perché non è un full day of feeding. Però faccio qualcosa di veramente veramente buono. Ovviamente scherzo, dai, andiamo a fare colazione. La colazione è stata super, ma il pranzo di più. Ragazzi, eccoci qui e nuova location, sono le 5 e voglio parlarvi di qualcosa che ritengo essere importantissimo. Infatti avete capito dall'inizio del video, ho voluto fare questo primo video sullo sviluppo personale parlando proprio di un aspetto che ritengo fondamentale, ovvero le abitudini. Partiamo con due frasi emblematiche. Ricordate che le persone di successo fanno delle cose che alle persone normali non piacciono, ma loro le fanno e basta, anche se non gli piacciono. E ricordate la seconda cosa, è una frase di Jim Rohn: la motivazione ci fa partire, l'abitudine ci fa continuare. Dopo queste due perle di saggezza non mie, partiamo col concetto di abitudini e qualche consiglio che vi posso dare. Che cosa è un'abitudine? Ragazzi, l'abitudine è qualcosa di semplicissimo, è qualcosa che noi facciamo in maniera quotidiana, continuativa, senza nemmeno accorcercene, quindi in maniera inconscia.
e sia se questa sia negativa che sia positiva. Però la tipologia delle nostre abitudini determinerà la nostra vita automaticamente. Quindi, se avremo delle abitudini negative, queste governeranno la nostra vita. Ma se riusciamo a governare, quindi a decidere noi le nostre abitudini, avremo una vita positiva e sicuramente più proficua sotto ogni aspetto. Ora, però, voi mi direte: sì, ma io come faccio a creare una nuova abitudine positiva? Allora, innanzitutto non è qualcosa di facilissimo, è qualcosa che vediamo fare ogni primo di gennaio. Tutte le persone si danno i buoni propositi per l'anno nuovo, ma automaticamente questi buoni propositi il 31 di gennaio già se ne sono benché andati a cagare. Ora, come facciamo? Perché? Perché non hanno la tattica. Come facciamo noi a creare un'abitudine? Da diversi studi è emerso che ci vogliono un periodo di tempo per creare un'abitudine, quindi possiamo dire dai 20 ai 30 giorni. Su uno studio si dice che dopo l'amputazione di un arto a dei pazienti, questi apprendevano l'abitudine di vivere senza l'arto dopo 21 giorni. Noi parleremo comunque di 30 giorni, perché 30 giorni lo capiremo subito subito. Cioè, attendete 5 minuti e ve lo spiego. Divideremo questi 30 giorni in 10, 10 e 10. I primi 10 sono la prima fase, fase insopportabile. Secondi 10 sono seconda fase, fase spiacevole, terza fase, fase insuperabile, ultimi 10 giorni. Partiamo dalla prima fase e prendiamo un'abitudine che potete capire tutti quanti, l'abitudine a fare esercizio fisico. Quindi siamo un soggetto che non ha mai fatto esercizio fisico e dobbiamo prendere quella determinata abitudine, ma possiamo parlare di qualsiasi cosa, alzarsi presto, eliminare dolcificanti, mangiare meglio, fare colazione, non fare colazione, mangiare le zucchine che non ci piacciono, qualsiasi cosa. Noi prenderemo fare esercizio fisico, quindi io non ho mai fatto esercizio fisico. Devo fare esercizio fisico, devo creare queste abitudini. I primi 10 giorni, ragazzi, saranno nella fase insopportabile perché il mio corpo mi dirà: torna come prima, non lo fare, non ti crea nessun beneficio. Stavi meglio prima perché magari sei stanco, non hai quella voglia, vorresti fare altro. È normale, il corpo vuole tornare alla sua vecchia sbagliata abitudine. L'importante, ragazzi, in questa fase è non mollare, perché dovete ricordare a voi stessi che potete farcela e soprattutto che è una fase temporanea. Come si dice in molti video motivazionali, pain is temporary, quindi è temporaneo. Sì, la mia pronuncia in inglese fa cagare, ma deve migliorare. Quindi, questi 10 giorni fondamentali è non mollare, ricordate questa cosa, il dolore è temporaneo e soprattutto, ragazzi, fate la cosa giusta, non fate la cosa facile. La vostra testa vi vorrà far fare la cosa più facile del mondo, quella di mollare e continuare a non fare esercizio fisico. Seconda fase, spiacevole. Perché spiacevole? Perché seppur cominciate dopo 10 giorni a fare esercizio fisico in maniera abbastanza continuativa, comunque la voglia di tornare alla vecchia abitudine c'è sempre. Perché, ragazzi, stavate bene prima, se no non lo facevate per tutta la vita. Ricordate che un'abitudine si crea con la ripetizione. Quindi noi continueremo questi successivi 10 giorni e ricordate che anche qui sentirete a volte la voglia di smettere, di non farcela, non fa per voi, sentirete la vostra testa che vi dirà: non fa per te, non fa per te, non fa per te. Suggerimento mio, non mollate, ricordate il dolore è temporaneo, il dolore è solo temporaneo e ne gioverete per tutta la vita. Penso che 30 giorni in confronto a un miglioramento di tutta la vostra vita sia un prezzo giusto e molto equo da pagare. Terza fase, insuperabile. Questa fase è fondamentale secondo me perché dopo circa 20 giorni, 21 giorni, voi l'abitudine ormai l'avete appresa, andate in palestra, a volte anche felici, avete quel bisogno di andare in palestra. Però, fondamentalmente, se mollate qualche giorno perché ritenete questa abitudine appresa, ripartire dopo il 24-25esimo giorno sarà durissima, sarà veramente molto dura. Perché avete mollato in un certo senso. Quindi il mio consiglio è continuate, proseguite per altri 10 giorni, godetevi la vostra voglia adesso di fare esercizio fisico. È fondamentale, ragazzi, fondamentale. State creando un'abitudine, avete fatto il 90%, concludiamo il 100% alla grande, cioè è una cosa, ora sta tutto nelle vostre mani, state creando, state portando la vostra vita in un binario positivissimo. E quindi dopo questi 30 giorni, dopo questi 35-40 giorni, ormai avete fatto il grosso, ragazzi, e avete appreso un'abitudine positiva. Che sia fare esercizio fisico, svegliarsi prima, smettere di fumare, che sia mangiare bene, che sia togliere i dolcificanti, qualsiasi cosa. E quindi porterete la vostra vita, come vi ho già detto, su un binario positivo. Ora, cosa fondamentale, dato che vi ho fatto una
introduzione sulle abitudini e su come avere una tattica per creare un'abitudine, penso sia una cosa che mi stia rivoluzionando la vita, perché sto cambiando tantissime cose. Nei prossimi giorni seguitevi su Instagram, il canale è questo qui, ve lo lascio anche nel link in descrizione, perché farò una diretta e vi spiegherò una sfida che voglio fare con voi, una sfida sulle abitudini che voglio fare con voi. La diretta, no, la diretta, la stories la farò penso venerdì pomeriggio, quindi o mattina, vediamo un po'. Ve lo scrivo poi nel link quando pubblico il video. Vi scrivo la stories che faremo venerdì e spero che potete partecipare in tantissimi alla sfida di Anto. Io intanto ora vado a fare spuntino perché ho fame. E lo spuntino è semplice, è il solito con gallette e uova. Ve l'ho fatto vedere stamattina. La solita, cioè come la colazione, solo che con le gallette. Poi vado a fare la spesa, vado all'estetista e vediamo. Non so nemmeno che cosa devo comprare, credo solo dei fagioli. Quindi vi cerco di portare. Ragazzi, questa telecamera, che per vostra informazione è l'Alfa 5100, ha un unico difetto, anzi due. Il primo è che si surriscalda e che quindi ogni tanto mi si spegne, come è appena accaduto. E il secondo è che non ci posso mettere il microfono esterno che volevo comprare su Amazon, ma ho visto che non c'è il jack l'Alfa 5100 e quindi non posso metterlo. Comunque il discorso, penso, sulle abitudini sono stato chiaro, penso che sia stato chiaro. Create l'abitudine, ragazzi, e soprattutto seguitemi su Instagram che a breve farò partire un progetto veramente bellissimo e se partecipate, può solo che farmi, oltre che farmi piacere a me, può portare qualcosa di positivo anche a voi. Ora, sono appena andato al supermercato a comprare i fagioli per mio fratello, solo quelli io abbiamo preso veloce, quindi non ho ripreso. Ora andrò a fare altri servizietti e poi tornerò a casa, dato che devo ultimare un programma da mandare nel weekend, però già mi sono anticipato i tempi. E poi devo prepararmi perché stasera esco, vado a vedere una partita di calcetto e poi torno a casa. Tutto qui. Oggi giornata abbastanza low, diciamo, quindi senza particolare impegno. Ho quasi finito di ultimare il sito, quindi penso che nel fine settimana ve lo pubblico, ve lo faccio vedere. E ragazzi, mi raccomando, in relazione alle abitudini, seguitemi su Instagram che a breve parte un progetto bellissimo, penso l'ho detto 46 volte, ma ci tengo tanto. Allora, sono tornato a casa, ho appena finito di fare il programma a mio fratello. Mamma mia, sono proprio bello, assai proprio, veramente. Ancora non mi spiego perché io sono single. Altra cosa che vi voglio dire, niente, niente di che, ora vado fuori, sto uscendo, la cena la faccio quando torno, non ve la riprendo perché è uguale al pranzo. Giorno off, ragazzi, è così, è tutto standardizzato. Per il mio amico Lino, che mi guarda sempre tutti i video e me li commenta, gli prometto che la ricetta del porridge che ha visto nell'ultimo vlog, vlog 18, gliela faccio venerdì e gliela pubblico il video di domenica. Grazie Lino per i commenti, grazie a tutti per i commenti, per il supporto. Spero che questo primo video sullo sviluppo personale vi sia piaciuto. Io ovviamente vi do la mia opinione, il mio consiglio, tutto quello che posso darvi vi do. Sto cercando un po' di capire un po' come sviluppare il travel, la sezione travel. Domenica andrò a Roma e cercherò di fare un primo video. Andrò a Roma domenica a vedere la partita, probabilmente Lazio-Inter, quindi non starò molto in centro. Se mi fermerò in centro, comunque ve lo dico su Instagram. Vi ripeto, seguitemi qui. E noi ci vediamo al prossimo video. Buonanotte. Ma se voi lo guardate di giorno, è buonanotte. Boh.